Mahado. Mahado. Amarani Wayawo. Muele que bueno. Salve, benvenuti agli amici di Ciscam TV. Nella scorsa puntata di Culture Africane abbiamo parlato degli orrori perpetrati nel Congo di Leopoldo II del Belgio, orrori denunciati anche da Mark Twain e Arthur Conan Doyle. Oggi, prendendo spunto dal libro di Davide Rossi, Patrice Lumumba, il Congo, l'Africa, con il professor Luca Bussotti parleremo della figura straordinaria di Patrice Lumumba, uno degli artefici dell'indipendenza del Congo, la cui eco ha un posto rilevantissimo nell'immaginario non solo africano, ma di tutti i paesi che hanno lottato e lottano per l'indipendenza e la democrazia. Patrice Lumumba nasce il 2 luglio del 1925 a Onalua, da una famiglia tetela. A 6 anni lavora nei campi, poi i missionari cattolici lo fanno studiare per farne un catechista, ma in seguito continua gli studi presso le scuole protestanti svedesi, anche se deve fermarsi al primo livello post elementare, il solo concesso dai belgi ai neri. Si impiega presso una società mineraria della provincia di Kivu, poi lavora come giornalista, infine trova impiego alle Poste, dove inizia la sua attività sindacale. Dopo infiniti e umilianti test morali e materiali, deciso a lottare per riscattare il suo popolo, viene immatricolato. Immatricolarsi è l'unico modo per diventare cittadini con diritti leggermente inferiori a quelli dei bianchi, e va a lavorare a Stanleyville, dove diventa presidente dell'APIC, Associazione del Personale Indigeno delle Colonie. Nel 1956 incontra brevemente Re Baldovino, poi si recherà in Belgio. Al ritorno viene arrestato per presunta sottrazione di fondi e rilasciato nel 1957. In prigione ha letto molto Kwame Nkrumah, primo presidente del Ghana indipendente, Karl Marx e gli autori del gruppo della negritudine promosso da Leopold Sédar Senghor, futuro presidente senegalese. Si avvicina al socialismo, legge Mao Zedong e ammira Tito, Nasser e Nehru, campioni dei movimenti anticoloniali e antiimperialisti. Nel 1958, dopo una visita all'esposizione universale di Bruxelles, dove il Congo ha un grande spazio, ma dove si verificano vergognosi esempi di razzismo, come i visitatori belgi che tirano noccioline ai partecipanti neri. E il 10 ottobre di quell'anno fonda il MNC, Movimento Nazionale Congolese. Lumumba è ormai convinto che il colonialismo non riguarda solo il saccheggio delle risorse materiali, risorse delle materie prime e lo sfruttamento della forza praticata dai belgi in Congo, ma che sia il capitalismo transnazionale il vero elemento cementificante e unificatore delle pratiche coloniali e neocoloniali. Nkrumah invita Lumumba ad Accra per la prima conferenza panafricana e qui conosce Frantz Fanon, membro della delegazione algerina, e rimane impressionato anche da Ahmed Sékou Touré, presidente della Guinea, che ha rifiutato la comunità franco-africana proposta da Parigi, ma incontra anche rappresentanti di Cina e Unione Sovietica. Scriverà Lumumba: questa storica conferenza, che ci ha messo a contatto con i dirigenti di tutti i paesi africani e dell'intero mondo, ci dice una cosa: malgrado le frontiere che ci dividono, malgrado le differenze etniche, noi abbiamo la stessa coscienza, la stessa ansia pervasa giorno e notte dall'angoscia, le stesse ansie e lo stesso sogno di fare del continente africano un continente libero, felice, non più assillato dall'inquietudine e dal terrore della dominazione colonialista. Il colonialismo, l'imperialismo, il tribalismo, il separatismo religioso sono i primi nemici da battere. Nel corso del 59 Lumumba attraversa il Congo promuovendo l'indipendenza del Congo, affermando la dignità di ogni essere umano e l'uguaglianza senza distinzione di colore della pelle. I belgi lo arrestano più volte, ma tumultuose sommosse popolari ne ottengono sempre in breve tempo la scarcerazione.
Il 25 settembre del 59, nella base militare belga di Kitona, in particolare a Lunula, gli operai congolesi entrano in sciopero. La polizia coloniale spara, facendo 40 morti e 200 feriti. Lo sciopero si estende anche alla vicina Angola, schiacciata sotto il tallone del colonialismo portoghese. A fine 59, del 59 Lumumba è arrestato di nuovo, gli viene attribuita la responsabilità degli scontri seguiti alla repressione dei congolesi compiuti durante il congresso del suo partito a Stanleyville. Ma nel gennaio del 1960 i colonialisti belgi sono costretti a chiedere un tavolo di confronto con i partiti congolesi per discutere forme e tempi dell'ormai inevitabile indipendenza. Il 22 maggio del 1960 le elezioni portano al trionfo il Movimento Nazionale Congolese. Il 23 giugno Lumumba è ufficialmente primo ministro. Il 30 giugno 1960 viene proclamata l'indipendenza del Congo. Il 25 agosto, giorno di apertura della conferenza dei ministri degli esteri africani, Lumumba rilascia un'intervista all'Unità in cui rilancia il tema del panafricanismo. Ma l'esito dell'incontro non è quello da lui sperato, mentre gli scontri in Congo non si arrestano. I paesi africani non intendono fare della lotta in Congo contro gli imperialisti e i colonialisti la bandiera del continente, quindi abbandonano, diciamo, il panafricanismo. Poi, ai primi di settembre del 60, il presidente Kasa-Vubu destituisce Lumumba senza prestare il minimo ascolto al Parlamento, che a larghissima maggioranza si esprime a sostegno del primo ministro, un atto illegittimo e di cui non ha il potere, ma che compie muovendo a Lumumba l'accusa di essere un agente comunista manovrato dal Ghana e dalla Guinea. Per Lumumba si avvicina la fine, tradito da molti collaboratori, viene costretto agli arresti domiciliari. Chi lo tradisce è un uomo di cui si fida e si è fidato nel passato, José Désiré Mobutu, forte dell'appoggio del presidente statunitense uscente Eisenhower, che non vuole una Cuba in mezzo all'Africa. Infine, è consegnato ai dirigenti del Katanga secessionista e ucciso il 7 gennaio 1961. Fucilato, fatto a pezzi e gettato nell'acido, insieme al presidente del Senato Joseph Okito e al ministro della gioventù e dello sport Maurice Polo. Diciamo che nel 2002 il governo belga ammise la propria responsabilità nella morte di Lumumba, ma certo non fu il solo responsabile di questo evento che suscitò scandalo e orrore non solo in Africa. Qualche anno fa il manifesto scrisse: "Oggi sull'assassino di Lumumba possiamo ben dire come esso sia solo un emblema, un'immagine paradigmatica che racchiude in sé tutti gli altri assassini che quotidianamente vengono perpetuati sul corpo vivo di questa terra bella e terribile. Eppure la forza della vita scorre ancora dentro il corpo martoriato del Congo, anche se il nostro sguardo spento non vede nell'Africa che morte e sfruttamento, lo sguardo fiero di Lumumba nella sua ultima immagine guarda ancora lontano, oltre il cuore della tenebra." Professor Bussotti, può spiegarci la straordinaria importanza di questa figura davvero iconica, non solo nella storia africana, ma della stessa Africa moderna? Grazie per l'invito Gianfranco e un saluto a tutti i telespettatori di TV Cisca. Se mi dai 2 minuti io provo a risponderti appunto su questa figura di Patrice Lumumba, che certamente è una delle figure più importanti, anche più tragiche, insieme ad altri come Amilcar Cabral, Eduardo Mondlane, che sostanzialmente hanno condotto le lotte per l'indipendenza e poi non hanno visto, o hanno visto come nel caso di Lumumba, soltanto i primi mesi delle indipendenze dei rispettivi paesi, perché poi sono stati assassinati. Io parto proprio da qui, dall'assassinio feroce, forse il più feroce assassinio dei leader africani di quegli anni. Patrice Lumumba fu ucciso, il corpo smembrato e poi fu dissolto nell'acido. E è interessante ricordare che nel 2022 il Belgio,
attraverso una sentenza del tribunale, ha restituito l'unico resto di Patrice Lumumba, che è un dente. Questo dente era stato conservato da un poliziotto, da un commissario di polizia, uno di quelli che aveva appunto proceduto all'assassinio e allo scioglimento nell'acido del corpo di Patrice Lumumba. Il dente era in casa della figlia, tanto di questo commissario di polizia, e quindi diciamo, il dente è stato restituito ai figli di Patrice Lumumba, che diciamo, finalmente sono entrati in possesso, ripeto, dell'unico resto del corpo di Patrice Lumumba. Nel frattempo il Belgio nel 2002 ha chiesto scusa ufficialmente al Congo, però naturalmente le ferite fra questi due paesi sono particolarmente importanti. E la grande questione di Lumumba, come diciamo un po' di tutti gli altri padri delle indipendenze africane, era di trovare le radici culturali dell'indipendenza, perché come sappiamo in Africa le indipendenze, diciamo, sono state ottenute da un punto di vista politico, ma fondamentalmente rispettando i confini che erano stati stabiliti dalla conferenza di Berlino, e molte volte gli stati sono, diciamo, sono stati multiculturali e con poca coesione ideale, culturale e quindi anche politica. Da qui i vari problemi che ci sono stati in vari contesti africani. Lumumba non è il primo nazionalista del Congo. Diciamo che negli anni 50 esisteva già un partito, si chiamava Abaco, che si stava già opponendo al vero piano della potenza belga. Il Belgio aveva elaborato il piano Van Bilsen, che prevedeva una lunga transizione di 30 anni affinché la colonia congolese potesse ottenere l'indipendenza. Questo partito, Abaco, era un partito pacifista che lottava per il rispetto dei diritti umani delle popolazioni locali e per l'indipendenza immediata. Lumumba eredita e diciamo fa un'azione parallela a questo partito. Nel 58 va alla conferenza di Accra sul panafricanismo, il cui padre è Nkrumah, che è stato il presidente appunto del Ghana. E a partire da lì Lumumba cambia, diciamo, la sua prospettiva, perché fino al 58 Lumumba non è che fosse un rivoluzionario, era diciamo, un intellettuale congolese che non dava particolarmente fastidio al regime di Bruxelles. Invece, appunto, questa conferenza e diciamo, le prospettive del panafricanismo, che significa fondamentalmente self-reliance, quindi autodeterminazione e indipendenza immediata, ecco, da lì Lumumba cambia la sua prospettiva e diventa, diciamo, il punto di riferimento per i movimenti politici indipendentisti del Congo. E quindi da lì comincia a diventare pericoloso. E diventa tanto più pericoloso nella misura in cui prova a contrastare il piano belga, che diciamo non è soltanto il piano Van Bilsen, ma è un piano di divisione a priori dell'unità politica del Congo. Il Katanga, che è la regione più ricca del Congo, dove c'è una elevatissima concentrazione di minerali preziosi,
Il Katanga è uno dei problemi principali che Lumumba deve affrontare e il Belgio manda truppe in Katanga e alimenta la resistenza appunto regionale del Katanga contro il futuro Stato unitario e in questo modo apre uno scenario di conflitto addirittura prima dell'ottenimento dell'indipendenza politica del Congo che Lumumba dovrà gestire. E lo gestirà poi a un certo punto chiamando in aiuto le truppe sovietiche. E questo, ora poi magari dirò qualcosa, questo rappresenta, diciamo, il punto di svolta definitivo per le campagne di denigrazione, le campagne occidentali di denigrazione rispetto alla figura di Lumumba. Lumumba non era un comunista e non aveva alcuna intenzione di adottare il modello sovietico per il Congo, tant'è che lui fu eletto, ci furono elezioni per eleggere appunto Lumumba come il primo ministro del Congo. E tuttavia appunto questa scelta in un clima di guerra fredda fu appunto, diciamo, un po' mistificata e Lumumba fu volutamente associato all'ideologia comunista che naturalmente doveva essere combattuta in quell'epoca. E quindi inizia questa campagna di denigrazione che investe non soltanto il Belgio, ma passa, ci sono articoli ad esempio del Los Angeles Times che descrivono i congolesi come un popolo di violento, di scioperati che non vogliono lavorare, che quindi sono contro tutti quei benefici a livello di industrializzazione, di urbanizzazione che la potenza belga aveva portato. E anche nelle Nazioni Unite, perché poi Lumumba si rivolgerà alle Nazioni Unite affinché cessi questa guerra col Katanga. E le Nazioni Unite si impegnino a far evacuare le truppe belghe, che di fatto sono truppe di occupazione. Bene, tutto questo scenario diciamo, si conclude con un si avrebbe dovuto concludersi con una mediazione delle Nazioni Unite, ma in realtà anche il funzionario che poi doveva fare questa mediazione si schiera in maniera abbastanza evidente a favore del Belgio. Quindi diciamo abbiamo questa triade Belgio, Stati Uniti e in misura minore, ma comunque significativa anche le Nazioni Unite che diciamo alimentano la guerra secessionista del Katanga e allo stesso tempo denigrano a livello internazionale la figura di Patrice Lumumba. Bene, diciamo, la fine poi della storia si sa. Qual è, Gianfranco, fra l'altro lo hai ricordato perfettamente in questo tuo video. Io vorrei concludere invece sulla eredità che questa figura di Patrice Lumumba lascia all'Africa e, diciamo, al mondo in generale. Già subito dopo la sua morte, Lumumba diventa possiamo dire, una figura quasi mitica. Che Guevara nel 65 va in Congo in una missione che poi fallisce ed ha come punto di riferimento proprio la figura di Patrice Lumumba. Malcolm X nel 64 definì Lumumba come il più grande uomo di colore del continente africano. Quindi in contesti anche molto diversi, Lumumba diventa, fin dai primi anni dopo la sua morte, appunto un riferimento centrale, diciamo in generale, per il movimento progressista internazionale. Nel 66 viene dichiarato eroe nazionale in Congo e negli anni 90 viene eretta una statua in suo onore nella Lumumba Boulevard, che è uno dei viali principali del Congo Kinshasa. A Bamako, in Mali, c'è una piazza centrale intitolata a Patrice Lumumba
strade in onore a questo statista e politico panafricanista esistono in varie città africane, Gaborone, che è la capitale del Botswana, Accra, in Ghana, Maputo, dove addirittura esiste un quartiere alla periferia della città che si chiama Patrice Lumumba. Ma anche in Europa, città come Varsavia, Leipzig, tanto in Germania, hanno intitolato strade e piazze appunto a Patrice Lumumba. E negli ultimi anni Patrice Lumumba è stato oggetto anche de delle attenzioni del mondo della cultura. A cominciare dal 1968, Aimé Césaire, che è uno dei padri, diciamo, del movimento della negritudine, scrisse A Season in Congo, che è appunto una canzone dedicata alla figura di Patrice Lumumba. Neil Diamond, scrisse Down to Song, appunto, dedicata a Patrice Lumumba, e nell'hip hop Nas ha scritto una canzone, My Country, anche questa dedicata a Patrice Lumumba. Io vorrei concludere questo mio intervento leggendo alcuni passaggi di una delle lettere più drammatiche che Lumumba scrisse alla moglie 2 mesi prima di morire. Giungerà un tempo, scrive Lumumba, in cui la storia parlerà. Non sarà la storia insegnata a Bruxelles, Parigi, Washington o alle Nazioni Unite. Sarà la storia che sarà insegnata nei paesi che hanno conquistato la libertà dalla colonizzazione e dai suoi fantocci. L'Africa scriverà la sua propria storia e tanto al nord quanto al sud sarà una storia di gloria e dignità. Morto, vivo, libero o in prigione, per ordine dei colonialisti, non sono io che conta, è il Congo, è il nostro popolo per il quale l'indipendenza è stata trasformata in una gabbia. Senza dignità non c'è libertà, senza giustizia non c'è dignità e senza indipendenza non esistono uomini liberi. Grazie ancora Gianfranco, io credo che con la lettura di questa lettera, penso che posso salutarti e salutare i telespettatori di TV Cisca, di cui aspetto come sempre i commenti qui sotto.